Ragazze e ciao ragazze, bentornate sul canale e benvenuti in questo nuovo... Aia, mi è entrato qualcosa nell'occhio. Ora sono bordò, tipo... Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ci trucchiamo, cioè mi trucco insieme a voi con la Rose Gold di Huda Beauty. Su Instagram qualche giorno fa, ora non so quando vedrete questo video, comunque vi ho chiesto: preferite un video tutorial sulla Huda Beauty oppure sulla Naked It? E ha vinto la Huda Beauty. Rassicuro le persone che volevano la Naked It, ci saranno tantissimi video ovviamente. Ero indecisa su quale registrare prima e quindi ho detto vabbè, chiediamo un po'. Passiamo dopo alla parte critica, che sarebbe il prezzo. Prima miriamo tutta questa bellezza. La palette si compone di ombretti opachi e ombretti shimmer e anche glitter. La cosa che mi piace molto è che c'è il nero. So che molte persone sono contrarie nell'avere il nero in una palette. Secondo me è molto utile perché magari voglio portare questa qua in vacanza. Ho tutto praticamente quello che mi serve. Non devo portare la cialdina di nero da sola. Giustamente ci sono anche le persone che dicono: sì, ma al posto del nero ci dovrebbe essere un altro colore bello che non si trova quasi mai. Il prezzo è sceso perché mi pare che costasse 68, costa 64 euro, cioè io l'ho pagata a 64 euro sul sito di Sephora. Mi sono arrivati anche dei campioncini che ho scelto io e che vi faccio vedere in un video haul che tra un po' registro, insomma metto insieme diverse cose e ve lo faccio. Non ho in mente un trucco ben preciso da fare, decido lì per lì provando un po' di colori. È da un po' che non giravo un video sul trucco, eh? È uscita anche la Desert Dusk, ispirata appunto ai colori del deserto. Non vedo l'ora di acquistarla e costa uguale alla Rose Gold, quindi dai. Prima di tutto applichiamo il fondotinta. Questa cosa ormai ve la faccio vedere, comunque come campioncino mi hanno mandato questo di NARS. 2 ml di prodotto, minuscolo, fondotinta medium 1, velvet matte. Ultimamente mi sto trovando benissimo con questa palette, con questa spugnetta che ho preso al Cosmoprof. Mi dovete capire, sono appena tornata dalla palestra e sono tipo morta. Mi piace come fondotinta, si stende molto bene ed è abbastanza coprente. Tante ragazze volevano un consiglio se comprare questa palette o no. Io l'ho presa perché ho adorato sin da subito i colori. Quindi ho detto no, vabbè, questa la voglio perché è fantastica. Oltre che è di Huda Beauty e quindi la volevo anche per quello. Se comunque siete come me che collezionate, anche se ovviamente poi li usate, i prodotti di make-up, cioè comunque vi piace acquistarli, vi piace averli, non vi dico tutti, però quasi, è una palette da avere. Volevo approfittare per dirvi che dovete un po' muovervi, perché è una limited edition, quindi tra un po' sparisce. Non lo sapevo nemmeno io, però appena l'ho acquistata mi è arrivato un messaggio da una ragazza e mi ha detto: Giulia, hai fatto bene perché tra un po' la tolgono. Ho fatto i salti di gioia, ho detto ovvio, meno male, mi sono decisa ad acquistarla, perché magari tra un mese mi svegliavo e dicevo dai, compriamo la Rose Gold. Andavo sul sito ed era finita. Con la mia solita sfiga poteva succedere ciò. Proviamo a coprire questo occhiaio con il Liquid Concealer di Wycon, che oltre a coprirmi le occhiaie mi crea anche la zona di luce. Dipende dai giorni, ma io solitamente ho pochissime occhiaie. Non ho bisogno di grandi cose per adesso, poi magari tra qualche anno sarò la Miss Occhiaia 2020. Se a volte faccio così è per vedere se la fotocamera mi ha... Aia, mi sono accecata. Mi ha abbandonata o no, perché l'altra volta stavo parlando, ha deciso di spengersi e io non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Passiamo al Primer Potion Universale di Urban Decay. E non mi ricordo se mi avete già visto usare la palette contouring di Diego della Palma, che mi ha regalato l'Alessia. Approfitto per incipriare il viso e faccio anche il contouring. Con un po' di giallo vado a fissare questa zona e anche togliendo poi tutte le pieghe sopra l'occhio. Poi adesso vado ad incipriare anche il resto del viso. Ieri mi è arrivato il pacco di Natural Mojo, infatti vi ho messo anche la foto su Instagram, abbiamo spacchettato insieme nelle storie, ma vi ho già anche registrato il video unboxing. E oggi appunto ho provato per la prima volta le Fit Caps, che sono appunto delle capsule adatte per l'allenamento, quindi io ne ho prese 3 un'ora prima di andare in palestra. Intanto vado a fare il contouring mischiando questo chiaro con quello più scuro. Mi hanno messo una carica in palestra, poi accelerano il metabolismo. Ne metto anche un pochino qua sulle tempie.
con le dita un capellino anche sul naso. Passiamo al blush, io utilizzo questo di Kiko e mischio questi due colori direttamente. Questa è la Blush Cocoa Shock 02 Silky Rose and Mauve. L'illuminante lo metto dopo. Da Primark ho acquistato questi High Shadow Covers, pagati 1,50€, sono 30 patch. In parole semplici, sono quei cosi che vedete su Instagram che si applicano qua e quando vai a truccare gli occhi, avendo già fatto la base, ti permettono di non far cadere tutto l'ombretto sul viso. Non l'ho ancora provato. Posizionare sotto l'occhio prima dell'applicazione dell'ombretto per catturare tutto il prodotto necessario che cade una volta finito. Questo prodotto multifunzionale può anche creare un bordo dritto per l'ombretto e aiutare a perfezionare la coda dell'eyeliner. Cioè, top! Wow! Grande Giulia, lei è un prape! Andiamo a provare, come minimo li metto diversi. Aiuto, non ci vedo niente. Qui ci vuole anche una foto su Instagram. Perché ci sono sia più grandi che più piccoli? Un attimo di silenzio. Finito il trucco, spero vi piaccia. Ciao. No vabbè. Ok raga, foto fatta su Instagram. Andiamo prima di tutto ad illuminare la zona sotto la sopracciglia con Mon Dust, che sarebbe questo. Come colore di transizione vado ad utilizzare Flamingo, che è questo fucsia fantastico, mischiato un po' con Shy, un po' più chiaro. Sono un po' polverosi, ad esempio io con Mon Dust appena l'ho prelevato è andato un po' a giro per la palette, sono scriventissimi. Come colore più scuro utilizzo Bassi, scritto Bossi, non so come si pronuncia, penso Bassi, e lo applico alla fine appunto dell'occhio. Me lo sto inventando questo trucco, speriamo venga bene. Sono super utilissimi questi cosi. Lo scotch si muove e ti fa veramente arrabbiare a bestia. Invece questi cosi li metti e stanno lì. Utilizziamo anche un po' di nero per dare più profondità, sempre verso la fine. Il colore di transizione, quello sul rosa, portatelo benissimo anche proprio verso l'interno dell'occhio, perché comunque non è brutto da vedersi. Che poi uno, per fare una prova, potrebbe mettere anche, aspettate, vi leggo come c'è scritto, Maneater, applicato proprio qua. Voglio provare ad usare Rose Gold, visto che comunque il trucco penso si chiami Rose Gold, e poi andarlo a sfumare verso l'angolo interno dell'occhio con Angelic, quindi uno più chiaro, che ha anche dei riflessi dorati. Quindi prendiamo Rose Gold e applichiamolo al centro. Questi sono glitter puri. E poi prendiamo anche Angelic, ora con un altro dito, e lo vado a sfumare qua, verso l'angolo interno. A questo punto direi di fare l'eyeliner e di lasciare questi qua per vedere un po'. Utilizzo il mio amore, che è il Tattoo Liner di Kat Von D, e vado a tracciare la mia semplicissima riga. E adesso possiamo anche togliere questi cosi. Mi è rimasto il segno di questi cosi bianchi. Riesci a fare una linea definitissima, proprio perfetta, e forse l'avrei messo un pochino più giù. Allora, in teoria la linea dell'eyeliner deve finire dove finisce la sopracciglia, però io a volte la faccio leggermente più giù. Comunque il risultato mi piace tantissimo. Basta sfumare un po' con il pennello di prima con cui ho applicato la cipria e il segno insomma non c'è più, andato via. Era da tanto che non facevo un trucco così bello definito. Io spero possa piacervi, perché non piace a tante persone, però a me piace tantissimo. Cioè, mi piace proprio da morire. Adesso andiamo a truccare la parte inferiore. Applico questo borgogna e lo sfumo verso l'alto, prendendo anche un po' la linea di eyeliner. Quindi se magari un effetto proprio definito non vi piace tanto, potete sfumarlo benissimo con l'ombretto. Nella parte inferiore sempre applico una matita nera. Questa qua è la Avon Super Shock. E anche un po' nella parte superiore. Io adoro questo trucco. Io adoro questa palette, è diverso. Andiamo a fare le sopracciglia. Io uso il Cabrao di Benefit, il numero 3. Ora passiamo al mascara. Deve andare a una festa, è bella anche con la ciglia finta, wow. E però visto che devo uscire molto easy, non le metterei. Andiamo ad utilizzare questo mascara di Collistar, che ho postato tantissime foto su Instagram e mi avete chiesto, ma che mascara usi, che mascara usi? È questo qui, fantastico.
Comunque, dopo aver applicato questo mascara di Hollister, vado anche a riempire meglio le ciglia con questo Edit Style. Io penso di essere l'unica e quando si mette mascara non fa tutti questi pezzi. Ognuno c'ha il suo. Tra un po' tranquilli vi zoomo tutto. Io lo adoro questo trucco. Passiamo all'illuminante. Utilizzo direttamente l'ombretto Mondas di Huda Beauty. Indovinate? Non ha ripreso il rossetto. Si è spenta intelligentemente perché si doveva raffreddare la fotocamera, ovviamente. Comunque sto applicando la Lip Pencil 27 Sangria abbinata al rossetto che sono di Wycon. Ero indecisa se applicare appunto questo oppure Nude Sunday di Clio. Tutti ovviamente sanno che se trucchi tanto gli occhi, devi truccare poco le labbra perché sennò il tutto è un po' pesante. Però io me ne frego perché mi piace tantissimo sia il trucco forte che le labbra belle forti. E quindi ho applicato questo. Però comunque ci stava benissimo anche un rossetto nude. Allora ragazzi, questo qua è il trucco che ho creato oggi con la Rose Gold di Huda Beauty. Se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale, se vi va comunque lasciate anche un commentino. Io ovviamente promuovo a ottimi voti questa palette e se potete acquistatela, visto che comunque è anche in limited edition. Io vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo video.